ASMR. Salve signora, buongiorno e benvenuta. In cosa posso esserle utile? Ah, benissimo. Lei sta cercando un abbronzante, un intensificatore di abbronzatura. Ok. Allora, premetto che lei ha una pelle molto secca, qui anche vedo anche nelle gambe che bisogna trattarla, quindi io le volevo dare alcuni consigli per far venire la pelle morbida in modo da riuscire ad avere un colorito più omogeneo e più intenso. Ok, allora io adesso le spiegherò alcuni consigli. Naturalmente non è un solo prodotto che deve prendere, ne deve prendere tutta una vasta gamma di prodotti in modo da arrivare ad avere un risultato perfetto. Ok, inizio col dirle che la prima cosa che deve prendersi è questa spazzola scrub. Io gliela faccio vedere. Ha le setole dure, sì, lo so signora, lo so, sembra che faccia male, ma in realtà c'è il suo uso personale da fare. Io le faccio vedere come si usa. Allora, praticamente lei non deve forzare, grattare come una grattugia, perché dopo si fa male. Deve spazzolare dolcemente tutto il corpo, soprattutto braccia e gambe, perché sono quelle che sono, anche un po' la pancia, sì, ma soprattutto le gambe, signora, perché sono le prime ad avere quel fastidiosissimo buccia d'arancia, tipo la buccia di un'arancia, quei puntini sopraelevati, è perché bisogna idratarla e fare uno scrub profondo. Quindi lei comincia con questo movimento e poi può fare anche dei movimenti circolari così, e lo fa a secco, signora. Sì, questo è un trattamento da fare a secco tutte le sere o tutti i giorni prima di andare a dormire. Allora, e ha la sua, il suo gambo da poter anche grattarsi la schiena, vedi, è molto comodo. Oppure se vuole grattarsi le gambe senza stare lì a accucciarsi, che magari ha dei problemi alle gambe, allora con questa riesce meglio a trattare anche le zone che sono più difficili da trattare. Ok, perfetto. Allora gliela metto in parte, signora. Questa costa 5 euro. Bene, dopodiché, dopo questo scrub che si è fatta a secco, le volevo consigliare, dopo, perché c'è un po' di irritazione leggera e quindi le volevo consigliare delle creme corpo da mettere sopra. Allora, abbiamo questa linea qua che è molto carina, in cui ho 4 tipi di profumazioni. Allora, c'ho la vaniglia, che è questa qua, ok, poi c'ho il melograno, il tiare e il mango, signora. Queste qua vengono 1 euro solo in promozione e sono veramente molto buone, le uso anch'io. Poi invece, se vuole qualcosa di un po' più impegnativo, abbiamo questa qua che è super idratante ed è la texture molto molto leggera, ha il gusto di rosa. Questa qua viene 5 euro, signora. Oppure c'ho questa qua che è molto 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 nutriente, questa nutre la pelle in profondità,
Questa mi viene 3 euro. E poi c'ho questa qua che è a base di acido ialuronico e rassoda anche la pelle. E questa 2 euro. Allora 5, 3 e 2 e queste 4 1 euro all'una. Quale le do, signora? È importante perché dopo lo scrub che si fa, è importante andare ad allietare la pelle con una cremetta. Ah, ok, le do quella al melograno. Ottima scelta. Allora questa 1 euro, le do questa qua al melograno che è buonissima, ce l'ho anch'io, io ho tutti i colori aver fatto questo scrub alla pelle, soprattutto il giorno prima di andare al mare, io le volevo consigliare questa crema qua. Questa, signora, è una crema molto molto potente. È un intensificatore di abbronzatura, ha la profumazione tropicale. Le faccio sentire il profumo, signora. Ecco, è buonissimo, vero? Benissimo. Questa è una profumazione tropicale e me la dà un'ora prima di andare in spiaggia. Praticamente, se abitato a 30 km dal mare, se la dà alla mattina prima di vestirsi, se la dà, poi si veste e la lascia assorbire perché questa non va data al mare appena che ci si espone al sole, ma va data un'ora prima in modo che da assorbire alla pelle. Questa signora contiene un sacco di principi di un fattore autobronzante, il fattore anti-age, poi c'ha un sacco di protezione anti-età e di appunto principi per attivare la melanina in modo da intensificare l'abbronzatura. Questa signora viene 30 euro, perché è molto buona questa. Ok, va bene, perfetto. Ok, dopo, quando lei è in spiaggia, cosa deve fare? Le consiglio questo olio abbronzante che è molto buono questo qua. Questo qua, signora, ha una profumazione di cocco. Io glielo faccio, cioè, è una cosa strepitosa. Ecco qua, glielo faccio senza sentire. Allora, poi, io ho il tester qua, le faccio vedere praticamente di che colore è. Vede? È praticamente un dorato, cioè ha dei glitter dentro e quando tu lo vai a massaggiare ti crea questo gloss lucido che però non unge perché sia con il sole. È profumatissimo, ve lo senta. È vero, è molto profumato. Questo ha praticamente c'ha i gloss dentro dorati. Praticamente è un olio che procede a fare tipo la procedura di concia. Cos'è la procedura di concia? Come col cuoio che va a evitare che il sole secca la pelle. Questo qua ti crea un microfilm che non unge, cioè, ma è proprio fisso lì che non si toglie perché una volta che il sole lo secca, lo lascia secco e quindi resta lucida tutto il giorno ed è veramente buonissimo, ti dà una super abbronzatura mega galattica. Ok, gli do anche questo, perfetto. Allora, qua abbiamo parlato di quando è al mare, quando torna a casa dal mare. Le consiglio uno scrub corpo che praticamente ha una consistenza, le faccio vedere, biancastra con delle microsfere, non so se le vede, ecco qua. Lei cosa va a fare sotto la doccia? Se lo va a spalmare, vede le microsfere? Ecco, questo fa sì di rendere
l'abbronzatura molto più omogenea. Sì, basta questo, lei si fa questo, lo risciacqua ed è a posto. Ok, ah, volevo sentire, questo qua viene 8 euro, questo qua, no, 10, 10 euro perché è aumentato, 10. E questo qua anche, signora, 10 euro anche questo scrub qua. Perfetto. Allora gli do anche questo. Ok. Dopodiché, signora, dopo la doccia, io lo volevo consigliare un'auto abbronzante per uniformare l'abbronzatura. Sì, perché magari ho il collo, ho qua gli occhi, oppure c'è qualche cosa che non viene proprio presa, allora io le consiglio questo super abbronzante, super auto abbronzante, perché questo qua, signora, sì, è trasparente, non è come gli altri, sono color cioccolato, color ambrato, però le faccio vedere, va agitato prima dell'uso, le faccio vedere, è una mousse, una schiuma praticamente, che lei dopo va a distribuire uniformemente. E questa qua, le assicuro, ha un profumo di cocco anche questo, e non macchia i vestiti. Questo qua è fenomenale. Perfetto, questo qua viene 15 euro, signora. Ok, allora io le volevo consigliare anche un altro prodotto alla sera che si mette prima di andare fuori, no? Se deve mettersi una minigonna d'estate per andare in giro e vuole quell'effetto luminoso sulle gambe, perché questo auto abbronzante fa solo l'effetto che non è un arancio, ma è un marrone, fa un effetto bellissimo. Infatti ci è appena arrivato quest'anno. E allora io le volevo consigliare questo unguento qua. Ok, questo unguento qua ha un profumo tropicale buonissimo, è dell'aspetto giallo, che però le faccio vedere, signora. Lei lo va a stendere sulle gambe e ti fa questo effetto glossy glossy sulle gambe, da avere un effetto super lucido, e lo può abbinare un illuminante effetto bronzo, vede? Un illuminante effetto bronzo che fa glossy le gambe. Ah, questo non le interessa, perfetto, non c'è problema, vuole solo l'unguento. Ok, questo qua viene 5 euro, signora. Le faccio il conto. Vuole una borsina? Ok, un attimo solo che le faccio il conto. Allora, avevamo detto la spazzolina. Ok. Poi abbiamo detto la crema. Eccola qua. Ok, super abbronzante. Ok, l'olio. Perfetto. Lo scrub. Questo, signora, è veramente buonissimo. E l'unguento. Perfetto. Ok, signora. Ah, sì, mi sono dimenticata l'auto abbronzante, che è la cosa più importante. Ecco qua. Perfetto. Allora abbiamo 5, 6, 36, 46, 56, 56. Questo, signora, le faccio 4 euro, ok? Visto che mi ha già preso un sacco di cose, quindi andiamo a 60 e 75, signora. Sì, un attimo solo, metto tutta la sua cosa dentro. Ecco qua, perfetto. Signora, io l'avevo detto, ci vuole un po' di cose, perché allora, che così almeno, signora,
ha dei risultati super, super, super top, capito? Ecco, allora io le volevo dare dei campioncini. Allora, gli do due profumini, questi qua, ok? Le do due profumi e poi gli do un fondotinta da provare, un anti-age all'acido, un anti-age semplice, normale, ok? E poi gli do una crema contorno occhi, ok, all'acido ialuronico e una crema viso alla pappa reale. Ok, gliele metto dentro la borsina così le prova, che magari la prossima volta, se vuole venire qua a prendere qualcosa, se le serve qualcos'altro. Ok, allora appoggi pure la carta, signora. Carta, va, carta o contanti? Carta, perfetto. Ok, un attimo, vado pure col piede, tasto verde. Perfetto. Ok. Benissimo, questo è il suo scontrino, signora, e vi auguro una splendida, splendida giornata. Arrivederci, signora. Grazie di essere venuta. Arrivederci.